Va bene, è tardi, sono le 13:22, dovevo iniziare all'una. Buongiorno a tutti. Buongiorno, Lilium, ciao Sisa, ciao C, e non vedo più niente. Perché devo pulirmi gli occhiali. Scusate, ragazzi, ma succedono robe e purtroppo succedono robe che mi hanno fatto ribaltare totalmente tutta la mia sistemazione. Praticamente, a quanto sembra, questa cosa qua, vi faccio vedere, ha deciso di andare a fuoco, questa. E quindi non ho più una ciabatta per collegare tutte le cose che avevo qui al PC. Cioè, io ero qui al computer e sento. Quindi figuratevi. E effettivamente il campanellino d'allarme era che era un paio di giorni che quando accendevo questa cosa qui sentivo un rumorino. Però ho detto, vabbè, si sta sminchiando il tempo di comprarla. Questo ho sentito ieri. E oggi appena l'ho accesa ho sentito. Ero qui, stavo per l'una meno un quarto. Ho detto, guarda, inizio a prepararmi per la live. Ho detto, chiedo ad Alexa di accendere la Switch e sento molto più forte questo rumore, ma qui non c'era attaccata la Switch. Questa c'è attaccata qui, stampante, stampante, PlayStation 4, stampante, PlayStation 4, microfono e il modem. Stop, nient'altro. Perché poi tra l'altro è quella così. Cioè, non ho una ciabatta con questa uscita perché è collegata al gruppo di continuità. E quindi ho dovuto ribaltare tutto perché altre cose sono connesse alla ciabatta intelligente comandata da Alexa, come la Switch, eccetera, eccetera. E PC e i monitor sono connessi diretti al gruppo di continuità. Quindi non è. La ciabatta non ha nulla. Ora, il problema cos'è? Non sono nemmeno sicuro a mille per mille che sia la ciabatta. Perché all'atto dello staccare le quattro cose che c'erano collegate, ho visto che il trasformatore del microfono è scassato. Praticamente il coperchio non so, forse probabilmente per usura del tempo si è rotto da solo e ripeto, io non l'ho toccato. Non è che tacca e stacco la presa e quindi stacco il mamozzo del trasformatore del microfono. No, non vorrei che sia lui. Scusateci, tanto controllo, sono in ansia. Quindi, morale della favola, oltre a tecnicamente comprarmi una nuova ciabatta. Perché comunque non è la prima volta che cioè si sa che prima o poi fanno sto difetto nell'interruttore. Quindi oltre a comprare 8 euro di ciabatta, infatti durante il pre-live lo stavo guardando, il problema sarà che sono costretto ad anticipare di un bel po' i soldi per il nuovo microfono. Perché a sto punto non mi fido più ad avere un trasformatore rotto. E quindi adesso non finita la live, tanto visto che le spedizioni comunque ho un'ora di tempo per poter ricevere il microfono venerdì e devo fare la live. Quindi non voglio fare la cagata di andare veloce e prendere il primo microfono. Devo capire bene che microfono prendere. Quindi comunque se ne parla la prossima settimana. Speriamo che non è il microfono. Perché altrimenti una cosa che devo fare è andare a prendere il vecchio microfono, che non so dov'è, però devo andarlo a cercare e portare pazienza fino all'arrivo del nuovo. Mi girano i coglioni perché sì, devo spendere soldi non previsti al momento, quando io al momento i soldi, come ben sapete, quel Donation Gold lì in alto parla, servono per il PC. Quindi se ne vanno, vi assicuro, per il nuovo microfono se ne andranno più di 150 euro. Però al momento è necessario. Cioè, nel senso, non voglio rischiare di stare con un vecchio con un trasformatore scassato e spendere soldi per un microfono, tra virgolette, scarso. E quindi
Pazienza, detto questo, signori, questo è stato il buongiornissimo. Da qui a quando sarà disponibile altri pezzi del PC, qualcosina dovrei riuscire a raccattare, altri 100 e passa euro. Quindi l'importante è che io al momento abbia i soldi per la scheda video e poi piano piano, quindi piano piano mi vedrò di trovare i soldi per gli altri pezzi più essenziali come scheda madre, processore. Pazienza. Quindi stasera niente anime. Allora, l'anime night non lo so se lo faccio, ma non per via del microfono, perché tanto, a parte che comunque appena c'è Polterri, potete sistemare il secondo monitor che ho dovuto spostare cose. Questo c'è, questo il modem, devo spegnerlo, devo ricordarmi di spegnerlo. Perché invece si spegneva quando spegnevo il gruppo di continuità. Il problema cos'è adesso? Il difetto di mancanza della ciabatta. Che se va via la luce, io rimango acceso, il modem no. Ciao! Quindi succede che se vado in live, se sono in live, non funziona. Anzi, mi si spegne. Fate fare una cosa. JD, grazie per i 34 mesi sub. Saluti alla pelata e alla maniglia. Grazie JD. Sai cosa faccio? Perdonatemi, raga, ma lo devo voglio farlo adesso. Perché sì. Grazie comunque JD. Io mi ordino immediatamente la stessa ciabatta, perché tanto l'ho acquistata il 20 gennaio 2019. Mi arriva venerdì. Me lo spediranno con le poste, però posso sperare di intercettare il postino, sparargli un colpo in testa e prendermi il pacco, ok? E averlo già venerdì e son parato. Il microfono sto un po' col culo un po' più stretto, datemi il tempo di comprarmi sta ciabatta. Ciao JD, perdonatemi ragazzi, però effettivamente se no se ne parla lunedì. Io preferisco già averlo in aggiungere al carrello. Sono 9 euro, figuriamoci. 9 euro me lo posso permettere. Congratulazioni, con l'acquisto di questo oggetto ricevo un codice promozionale per ottenere fino a 110 euro di buoni Amazon se scegli l'offerta Edison Luce. No. Gratis con Prime. No, non uso il. Ciao Molly. Non so se usare il saldo dei buoni regalo. No, siamo la. Usiamo questo. Dai, sì. Acquista ora. E 9 euro della cosa se ne vanno. Poi per il microfono aspetto un po' con calma. Oddio, adesso che faccio? Ciao Alan, buon dentista. Molto da È prendere arrivato anche ancora Lieto. tu hai. Data di consegna garantita 22 gennaio. Se effettuo l'ordine nella prossima ora è 12. Ciao Simone, ciao Molly. Come va? Molly, niente. Qui mi sveglio. Qui le cose pendono a fuoco da sole. Quindi devo comprarmi un microfono nuovo perché si è rotto l'alimentatore. Ed è tenuto con lo scotch e sto comprando in live, per mi dispiace per far perdere tempo alla live, la ciabatta che stava andando flambé. Quindi almeno la ciabatta mi arriva venerdì. E non, ripeto, ed è quella che va connessa al gruppo di continuità, quindi non ha una presa. Quindi non ho, a casa ce le ho le ciabatte, ma non quella che mi serve per collegare al gruppo di continuità. Quindi questo lo ordino immediatamente. Quindi se è giusto. A quest'ora. Ora c'ho tutt'oggi il tempo per scegliere un microfono decente. Guarda, guarda Molly, come ho detto, se ne vanno più di 100, se ne andando quasi 150 euro per il microfono. Oggi poi stasera vedo, dico, i soldi ce li ho, grazie a Dio, grazie a voi. Quindi non ho problema di soldi. Devo vedere adesso quale microfono comprare e poi si vede. Ok, questo ordine è stato fatto. Poi il microfono si vede. L'importante è che io al momento ho comprato sta ciabatta perché mi serve, perché sono letteralmente col culo a terra. Ho dovuto staccare cavi e mettere provvisoriamente le cose essenziali che mi servono come microfono e modem nella ciabatta intelligente, cioè nella ciabatta connessa ad Alexa, quindi e non mi piace averlo lì.
ripeto, se va via la luce, se stacca il modem, io se sono in live muoio. Quindi devo fare questo. Ciao Sepulcra, ci siamo, dai. Ho finito, ho fatto l'ordine, venerdì mi arriva questa cosa qui e sono più contento. Detto questo, signori, voi come state? Spero bene. Io spero che non avete avuto disgrazie come la mia. Io oggi sono pure uscito, ero in zona rossa, però dovevo fare delle compere abbastanza importanti, quindi tipo i 7 pacchi di Tic Tac che ho qua. Poi ovviamente un pacco di chewing gum, perché era da una vita che non mangiavo le Brooklyn, quindi me le sono prese. E io sono 7 pacchi di cose là, di patatine. Tu stai zitto, Lezza, tu sei più in zona rossa di me e insieme con Marco che va in edicola a comprarsi le figurine in zona rossa. Stiamo calmi, Lezza. Tu esci in ottobre, ma tu hai i tuoi cazzi e ci sta bene. Io dovevo andare a comprare il croccantino alla gatta che era letteralmente senza, quindi o moriva la gatta o uscivo, uscivo. Report a Twitch come sempre, grazie. Io non so, questa è la seconda volta che esco quest'anno. Cioè, ok, switchiamo intanto. Da me è primo caso Covid e primo funerale. Mi spiace. Molly, che cazzo tocchi? Vabbè, sbagliato. Molly, porca puttana. Tocca. Ciabattami questo. Ciabattami il cazzo, Molly. Grazie, Molly. Voglio un bene dell'anima. Però placa il tuo portafoglio anche. E stavo dicendo comunque, ringraziando Mollica sul serio, grazie. Ma io posso dire a Molly quello che voglio, Lese. Perché me lo posso permettere, ovviamente, raga. Altrimenti non mi sarei mai permesso di dire a Molly se grazie, Molly. Ti tocco sempre con debita distanza e con i guanti. Che stavo dicendo a Lezer? Poi per il resto io non uscivo dalla vigilia di Natale. No, dalla vigilia di Natale. Dal giorno in cui ho lavorato con i bambini l'ultima volta, prima di Natale. Quindi anche io più o meno evito di uscire. Ma oggi sono stato costretto, ho approfittato con mio padre. Boh. No, accompagnavo i bambini a scuola, Lieza, non tocco i bambini. Quelli d'asilo dovevo toccarli che dovevo accompagnarli. Lieza, ti dico solo una cosa, i bambini di 7 anni giocavano a Fortnite. Ah, che bellezza, guarda. È una cosa bella. Signore, livello acquatico, guarda, io non ho parole da livello acquatico. Che momento è fare? No, poveri bambini. Se non è che mi dovevo alzare alle 6 del mattino, mi sarebbe pure piaciuto farlo. Allora, giochiamo, raga. Non parliamo dei problemi che devo fare. Comunque, grazie, Mollica, ancora. Gentilissimo. Tu hai l'aria di uno che potrebbe aiutarci. La vedi quella mostruosità davanti a noi? Chi è? Ordine Amazon, ma già è stato spedito. No. Si sta bevendo senza ritegno tutta la nostra preziosa acqua. Ah, ok. Aiutaci. Va bene. Cos'ha quell'acqua di vero? C'è un tubo qua. Andiamo qua. Tanto oggi mi ha fatto, tra virgolette, pena la rosticceria dove io vado. Se sono nascosto in questo senso non è visibile occhio nudo. Entra in armonia con. Buon pranzo, sì. Praticamente l'ho chiamato stamattina. L'ho chiamato stamattina per. L'ho chiamato stamattina per ordinare due calzoni. Ciao, Witch! Ci sono andato all'orario che io avevo detto e non ce li aveva. Madonna, stai. Praticamente poi, scusandosi per la mezz'ora di ritardo, mi fa: Fabio, scusami, ma purtroppo, dice, con questo fatto che siamo in zona rossa, la gente non viene e quindi io non faccio.
chissà cosa. Dice, tutta la volta, dice, lunedì che è stato il primo giorno di zona rossa, dice, ho dovuto portare quasi tutto quello che avevo in comunità da noi. Quindi adesso fa le cose un po' contate. Madonna, raga, mi ha messo una tristezza, perché ci deve far capire che più rispettiamo le regole, prima ce ne usciamo via da sto cazzo di Covid, prima ritorniamo alla normalità. Perché veramente non è... Io mi immedesimo in queste povere persone. Cioè, io sto a casa, ok? Ci lamentiamo, ma c'è gente veramente che non riesce minimamente a lavorare in queste condizioni. Oggi proprio tristezza. Compenso le posto fatto presto, non c'era nessuno. Allora, e qui che dobbiamo fare con sto coso? Niente. Come stai, Witch? Una luna. Qui c'è un... Scappa. No, non c'è nulla. Dai, ti sei ripreso un po' dal mal di testa. Rischio di chiudere tutti, il problema è quello, cioè non è... Qui è questione di tutti. Ah, vero, stasera c'è Luke che vi fa armello. Tra l'altro stasera, ragazzi, io ve lo dico, ma non credo sarà più un no, non si. Vorrei fare... Se ce la faccio farò watch party. Visto che stasera non c'è zuppa, anche se Luke probabilmente andrà oltre le 21, perché giustamente non può prevedere. Vedrò se riesco a fare un watch party su GTO, visto che c'è GTO su Amazon. Vediamo. Se riesco, vorrei farlo. Se ci riesco, 20 direttamente domani. Quello è Nathan con la debito da 5. È tutto, certo, comunque siamo in zona rossa, anche a Cefalù bene o male, oggi l'hanno rispettavano la zona rossa. Cioè, si esce... Bravo Leza che ricordi di donare i cazzi. Icus! No. E mo? Sì, gratis c'è Runis. C'è su Prime. Magari qualcosina. Vabbè, dobbiamo vedere lui. Ciao Alan, buon dentista. Ho visto che comunque su Prime ci sono molte cose. C'è arrivato Lupin, c'è il mistero della vita azzurra, Yu-Gi-Oh! Però non quello che mi piace a me, Yu-Gi-Oh! Arc 5 mi sembra. GTO, che adesso ripeto, vi vorrei rivedere perché da un bel po' che non lo guardo. La minchia! C'è anche la... ho visto la Mu, ho visto i film di... Oddio, mi ricordo. Ci sono anche i Panoresa, questo dovresti saperlo tu, non io. Che tu sei partner di Amazon, no? Ah. Ho detto minchia, ha detto. Vabbè, io dico sempre... Allora! La Y. E quindi vorrei approfittare un poco. Il problema è, ripeto, ho fatto il watch party altre volte e non sono andate benissimo, quindi diciamo, siccome stasera io non ho live, magari proprio perché non ho live potrei approfittarne un pochettino. Le conchiglie. Allora, andiamo un po' intanto qui. Il cuore non ci serve, io però lo lascio perché...
Ok, 21 già. Guarda quanto con chi è. Yoshi gigante, come l'ha chiamato qualcuno. Altre 4 con chi è? Sono tutte qui sotto. Non riesco. Dicevo che dirlo dalla sera prima che farei con la scheda. Lo so, ma tanto mi cioè, è soltanto un. Non credo di farlo. Io vi avviso. Vi avviso su Telegram. Perché poi giusto giusto. No, giusto giusto. Cioè, Luke giustamente si fa armello. Quindi si partirà pure tardi. Quindi probabilmente lo rimando a un altro mercoledì. Anche perché vediamo se riesco prima a sistemare questi problemi che ho. Quindi devo parlare con Paul per prendermi un microfono buono. Che ripeto, non voglio stare con questo che ha l'alimentazione rotta, quindi. Perché durerà, ma non credo durerà più di tanto. 28 su 100, guarda il boss delle cose. Eh no, Lienz, il problema sai cos'è? Io ti potrei pure dire 800, 1000 euro, perché è tutto il budget del computer. Però. Oh, guarda una luna. Credo che. Sono sicuro che un 160, 100, 100, 160, 170 euro se ne devono andare. Per avere un microfono decente. Pazzo di cosa. La luna voglio però! Non riesco a prendere. Non la prendo. Ok, la prendo. Luke si fa armello con i sub. Quello è legato. Quello che avevo preso una volta e non mi si sono trovato bene. Se lo vuoi utilizzarlo semplicemente come microfono, magari, no? O sbaglio, perché adesso, allora, l'altra volta effettivamente quando l'ho comprato non valeva lo scopo che ci serviva a me, ma se dovessi utilizzarlo come, cioè, come microfono semplicemente, non dovevo. Che cosa se. Devo controllare, ripeto, ora mi è successo ora questo problema che stava sfiammando tutto, cioè prima della live, quindi non ho minimamente controllato nulla, perché ovviamente. Tanto qui ci sono dei tubi. Quindi devo guardare bene. E lì ti do anche ragione, però poi siccome. Come ci arrivo? Bello sta cosa. Ma allora? Aspettate, che sono. Un conto se il tuo lavoro e tu ce l'hai per fare anche questo, tu in tuo caso mi sembra. Devo vedere, effettivamente. Devo controllare bene lì. E qui come. Come ci arrivo qua io? Ah, forse ho capito, non ce la si fa, si deve entrare tubo per tubo, ok. Ma se tipo posso insultare in alta qualità, esatto. Io sto microfono 20 euro mi è costato anni fa, cioè nel senso. Mi servirebbe un microfono non USB però, che sia. Ok, allora. Vediamo. Preferisco la live controllo. No, ho sbagliato. Sbagliato. Bentornato C. Ora, ripeto, fai finita la live controllo bene tutte le opzioni da fare, perché giustamente. Allora, adesso non. Devo rivedere comunque quello dell'elgato. Ma non posso fare nulla qua. Oh sì. Aspetta.
No. Ok, proprio, devo fare proprio di così. Tecnicamente. Quello che ho comprato tu sto facendo la polvere. Sì, se poi uno non li usa. Io come cofo ci vivo sul web, praticamente. Tra TS, Discord, le live. Dove sono adesso? Ok. No, sì. Ok. Ah, se faccio così. Ok. No! Devo starci attento. Posso prendere quelle monetine. Trentaquattro su 100, già un bel po'. Porca puttana. Porca puttana, che morte di merda. Che morte di merda. Devo rifare tutto. Devo rifare tutto da capo. Fa da capo quel punto lì. Anzi, guarda, là sopra c'è un checkpoint. Ci prendiamo quello. Cosa c'è Molly, dimmi. Muori giusto, giù. Ma prendilo! Chi è? Ma non attivo la posta elettronica certificata. La team mi manda attiva la PEC, no? Perché devo. Allora, c'era una luna. Dobbiamo rifare tutto gamba da danno. Cioè, oggi è un po' rilento. Avrebbe pure iniziato tardi, dai. Peccami questo. Ah, lascia stare che parlavamo di connessioni. A parte che pago, su Discord si parlava di connessioni. Pago un bel po' effettivamente, però di team non mi lamento. Che non mi lamento completamente. Raramente ho problemi alla connessione. E in 2 anni e passa di fibra. Ho perso soltanto 10 mega e basta più, cioè si è fermata a 84-20. Ok, non mi serve più. Quindi va benissimo così. Infatti il comando è giusto. Oh cazzo. Sì, aggiornato sì, 84 sono, Non, sotto non c'è andato. E là, andiamo in quel tubo qua. Cioè, c'è gente che ha perso tanto, con la fi dopo un annetto di fibra. Io, probabilmente complice complice la cosa, la cabina che ho letteralmente nel culo. Ok, questo è solo qua. Mi serve quella cazzo di luna però, gioco, eh? Luna. Eh sì. Paradossalmente invece sì. Ok. Ci siamo finalmente. Nel dedalo sommerso. Ci vedevo un cavolo tutta sta nebbia che poi non è la nebbia, ma. Là c'è qualcosa, ci sarà una luna. Devo fargli la culata lì. Monete. Però non ci devo morire per le monete. Sali, 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 sali. Ok. Aiuto! Ma mio Dio, quanto corro. Pim, pim. Dai, l'ultimo, lo voglio, grazie. Vediamo un po' com'è la situazione qua. Via, a me.
Noi dobbiamo andare lì, ok. Quindi la strada è giusta questa. E anche là. Molly! Tocchi beat! Nuota giusto. Ha avviato anche l'altro. Molly, io nuoto giusto. Il coso grosso! Dov'è? Affanculo. Andato giù. 3001 bit, grazie, Molly. Hai superato Alan adesso. Cosa c'è là? Ah, sono andato. Ma gli alert dei bit variano ogni tanto. Cioè, ne ho messi di due tipi, quindi ogni tanto. Quelli da 10, quelli da che fanno fino ai 100 bit che variano ogni tanto. Per salire sul faro devi prima passare attraverso questo tunnel sott'acqua. Ok. Sì, Ricky, fa un freddo della porca puttana. Confermo. Fa veramente freddo. Infatti, non vedo l'ora di finita la live. Vado prima a lavarmi e poi metto le mie tre paia di calze. Come stai, Ricky? Sì, vai tranquillo che mi piglio questo. No! Sono congelato anche io. Così, perfetto. Devo ricordarmi sempre. Ma vabbè, non ci faccio nulla. Non ci faccio nulla. Usciamo. Non vedo l'ora che sia domenica, perché inizi a fare le cose, vero? Luna. Ho ottenuto una luna, il tappo del faro. Inizia e finisci. Ok, uno si è rotto. E si preme. Ma... Ho fatto... Aia. Eh sì, certo. Ah, il signor cuoio capello... Ma si è incazzato, aspetta. Sì. Ancora tre fontane, siamo lì. Come ci arrivo su quello? Ma adesso spara il lato, eh? E lui c'è, lui sputa. Una catena. Un corno. Felix! Questo potrebbe essere Natale se non avessimo inventato il nostro panettone 100 anni Ah, il fa. tubo è quello di prima. Ciao Felix, come stai? Bravo, cretino! Non abbiamo beccato il negozio ancora. Allora! Ok. Eccoci siamo stati. Ok. Poi. Checkpoint lì sotto. Sto guardando cosa. Tutto il checkpoint. Così, perché se non sbaglio c'è il teletrasporto pure invece qua. Infatti, ad esempio, mi ha dato la vita. Vediamo un po' qui sotto cosa c'è. E se ci sono robe. Robe. Guarda, ci sto morendo. Non è vero, si sa. Nuoto, 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 nuoto
Sono troppo in fondo.
No, aspetta, così torno su. Li odio i livelli acquatici, perché? Poi magari non c'è nulla di importante qua, eh. Ecco. Innanzitutto ce ne togliamo, ci prendiamo lui. Sei più tranquillo. Ma cosa vuoi? Il gatto mi... Aspetta, forse... No. Ok, come parla. Benvenuto, viandante. Un benvenuto anche a te, essere cappelluto. Siete pronti a rispondere al mio quesito, sì. Qual è il nome di questo luogo? Beh, non mi ricordo io. La vita è fu... Ciao, Gianfi. Che nome era, raga? Io non mi ricordo. Non mi ricordo. Ci siete arrivati alla mia di Amazon. Ok, dove è stato ricevuto l'ordine. Boh, Davide Foster. Ma... Ah, non posso più? Sì. Non è risolto... Ok, posso provare. Questo sarà la gola moda? No. E vabbè. Tutte le sto provando. E sarà perduta. No. È impossibile su quattro beccarle tutte e tre sbagliate. Titto, affanculo. Vai, affanculo. Scusa. Oh. Una luna. Vabbè. Sala sottomarina dell'Enigmice, ok. Vogliamo andarci a questi livelli acquatici. Non li sopporto i livelli acquatici. Torna su, torna. Basta, non c'è più nulla. Dobbiamo prendere altre 5 lune e poi possiamo abbandonare questo mondo acquatico. Ok. Dove si va? Qua. Guarda, già ci siamo, andiamo qua. Via. Ozzè. Aspetta, allora. Tieni premuto Y per avanzare o B per salire. Ok. Ok. Ma sei una minchia, sei. Ah. Ah. Ok. Quindi mi riempio di... d'acqua. Posso togliere la lava? Guarda, c'è anche il trucchettino. Ok. Tanto ho scoperto anche... Ah, li posso prendere così? Figo. Ci riempiamo... Ah, ormai voglio vedere se si sarà nascosta qualcosa anche qua. Ma posso fare solo così o... grazie Witch, mi ricorda. Quindi così sto faccio prima. Una luna. Abbandoniamolo. Ma che fa? Ok. Luna! C'era scritto, non l'ho letto. Io mi distrago, sono sempre distratto. Non toccare le prese, Fabio, che altrimenti succede un finimondo.
Secondo tappo che va via. Ok. C'erano dei conchiglie, vero? Sì. Vediamo. Siamo quasi a metà. Checkpoint, lo riprendiamo. E qua ce ne sono ancora. Tappo? Facciamo saltare il secondo tappo, dai. Questo è veramente incazzato. Tappo. No, si rincazza ancora di più. Ma ancora due fontane. Dove andiamo? Là sopra. Da là sopra ci andiamo da qua, probabilmente. Che vedo che ci sono delle... Via. Guarda. Ste alghe. Ma da dove spunta? Signora alga. Ma uno va e uno viene. Guarda, è proprio quello che mi serve. Dobbiamo salire qui sopra, ok. Forse prima abbiamo preso il checkpoint, ma poi ci abbiamo fatto nulla. Conchiglie. Conchiglie. Moneta. Scusate. E di nuovo. Sono raffreddato oggi uscendo. Non sono più abituato a uscire di casa. Grazie. Oh, ho capito. Guarda che cosa c'è lì. Fatemi tornare giù. Grazie, Molly, grazie, Luigi. Mi serve la piramide di Goomba. Se non sbaglio, la stavo iniziando a fare qua. Esatto. Ok. Quindi io devo salire lì con tutti questi. E qui c'è l'ultimo che manca. Venghi, signore, ok. Quanto lento. Senti che musica di... Non devo farmi colpire. Troppi. Ok. Grazie per la luna. Dove me la butti? Lì sopra. Scappata. Amore marittimo. Ok, altre tre. Non credo servano più, no? Però per sicurezza me li porto. Non mi servono più. Non mi servono. Però questi mi servono. Ah. Ma non è vero, scusami. Che salto del culo ha fatto per coprire. Faccio un salto inutile. Luna. Vabbè, tanto recuperavamo la forza, no? Il tappo sopra la gola. E sì, ho del naso, diventa. Dai, rompiti. Schiacciamo, saltiamo lì l'animazione adesso, perché... Me lo permetto, ok. Una fontana che è lassù. Come fare? Mentre io qui sto lottando contro il cavo della minchia qui. Okay. Fatemi fare. Vediamo un po' com'è la situazione qua.
quello lì è l'ultimo tappo e là c'è l'ultima fontana. Come accendiamo? Fate là c'è il negozio, quindi vamos. Che nel negozio c'è una luna, quindi ci serve. Molli! Staccano. Molli. Grazie per i 101 bit. C'è qualcosa di sotto? Mi fai cagare però. Cioè, nel senso, non me l'aspetto. Cos'è sto coso? Molli ti sfoghi che non c'è. Esatto. Grazie, non dica. Ah. Non... Alla fine avete capito cos'è. Ho scelto Shinakenden per. Dobbiamo piantare cose nel vaso. Gli outlet cambiano a seconda, sono due per i, da 0, da 1 a 99 bit, 2 da 100 a 999 e 1 da 1000. E se tanto quello non succede mai, quindi. Non è il negozio questo? Sì. O no? Sì. Ma il negozio è così, eh. Sono un articolo sensazionale. Luna. Sì, la voglio. Un mare di grazie. ma è glorious copyright. Cioè, per al momento lo togliamo. Prendiamo questo. Glorious è rimasto per i bit, ma da 10.000 in su. Cioè, non ho fatto tutti gli outlet dei bit. Tanto. 10.000 non ce l'ha nessuno. Come faccio? Oh. Non ce la faccio così. Ok. Non mi serve. Però grazie, sono monete. Allora. Dai Mario, facciamo così. Manca una luna per finire tutto, ma tutto il... la base, diciamo. Facete le cose sotto, dammi. Quindi dai, 64. Già un bel po' ne abbiamo già. Tornei di Beach Ball mi mancano. Sì. Aspetta, c'era un qualcosa. Avevo visto una nota. A lei e famiglia, Crossed. Ciao, Crosta. Eccola qua. Sto facendo. Dov'è? Ah. Ah, ho capito. Devo prendere il fiorellino. Pene. Otta cazzo. Eccolo qua. L'ho presa, che culo! Avevo saltato l'ultima, ha detto. Chi cosa, maledino? Pidi, a caccia di notte sul pelo dell'acqua. Ah, eccolo il negozio, quello delle conchiglie. Ah, aspetta! No! Ok, visto. Hai fermato, pidi. Luna! Presa. Quindi tecnicamente adesso devo lottare contro quello lì, il tappo del pilastro. Perché adesso si rompe questo tappo. Sì. Rompe. Tac. Bravo, l'hai ciccato.
L'ultimo tappo. Minchia che colpo, raga. Imperatore polpo. Vedo tutto. Beh, si è leggermente incavolato. Ok, acqua nobile. Sì, se lo ricordo male, per far sentire la presenza, devo fare così. È fatto. Aspetta, non mi ricordo cosa devo fare però. Polpo è buono, anche se non riesco a... Pole position. Aspetta, non mi ricordo che devo... come se devo fare a te. Dai, ho capito. No. Ok, sempre così dopo. Pim. Ok. Allora, in acqua io mi carico sempre, ok? Quindi... Ma c'è se vede la minchia! Ok, qui c'è l'estremo... Oh, ti riempio o no? Ciao Gino! Via! Grazie per il follow! No! Ce la faccio! Oh! Mi ha colpito! Dai! No! Ci salto sopra adesso! Sconfitto! Non era difficile. Mario! Ma gli esplode il cervello! Vabbè. Sì, è molto bello Mario Odyssey. Sì, sì. Ripeto, non è la prima volta che lo gioco. In live sì. L'ho giocato quando... Pochi mesi dopo che è uscito. Multiluna! La prima colpa... Ho fatto prima così. Non era Nintendo. Non è la Switch. Sì. Un po' come dire... Una bella console la Switch alla fin fine. Che splendido tramonto. Senza contare che le fontane e l'acqua nobile sono tornate ai legittimi proprietari. Cioè tutti noi. Sembra che Bowser non si trovi più in questo regno. Ma sì, dai, più che altro adesso la Switch, non dico che inizia a abbassare di prezzo, che non abbassa, però può diventare leggermente più abbordabile con la Switch Lite. No, se tu devi giocarci solo un gioco non ha assolutamente, come dire, non ne vale la pena. Io praticamente ci gioco... Stai fermo, sta! Io sto usando più la Switch che la PlayStation 1, cioè per dire. Quando ho avuto la PlayStation all'epoca. Cioè credo che stia superando come ore gli anni che ho giocato con la prima PlayStation. Sì, pure io ho la PlayStation 1. Io ho tutte le PlayStation. Ma... Credo di non essere mai arrivato come... Aspettate, scusate se mi distacco. Una luna. Da sopra. Ah.
Posso arrivarci? Infatti ho molti giochi del canale. La 5 non è per chi ha i soldi, ma per chi ha il culo di trovarla prima. Poi devi averci i soldi. Ciao cane! Non mi porti? E più altro lì c'è il culo. Qui? No? Qua? Ho trovato delle monete, ma sei carino, ma... Vaffanculo. E dammi tu. No, se volete aggiungere alla mia lista amici della Switch, basta punto esclamativo Switch. Ladro! Allora, facciamo così. Là dovrebbe esserci la luna, giusto? Voglio provare, eh. Sì, ce l'ho fatta. Sul dirupo che dà sulla spiaggia. L'ho presa. Poi... Perché che ore sono? 1:05. Vabbè, oggi abbiamo fatto poco, ma ripeto, ho avuto sti problemi tecnici che mi hanno fatto ritardare la live. Prendiamo di fare tutto sto qualcosa in più in questo mondo e poi chiudiamo. Non ha sì, lo so, sì, sta facendo. Dove sei qua, esatto? Ah, là c'era un qualcosa da... Mario? Infilati. L'ordine? No, 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok. No, 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 no! Va bene. Ho perso il cuore perché sono stupido. Per 10 ore su Super Mario 3D All Star. Ah, perché ho 10... No, ma non l'ho finito quel gioco. Cioè, io devo fare di lì... In 10 ore ho finito Super Mario Galaxy. No, non dovevi prenderlo. Ho finito Super Mario Galaxy. In live ho preso un po' di pausa, ho deciso di fare Odyssey, finito Odyssey faccio Super Mario 3D World, che già è ordinato, finito Super Mario 3D World andò di Super Mario Sunshine, quindi ritorno allo Star. Super Mario 64 non lo faccio perché l'ha fatto Duke Spark 84, che è uno dei componenti del mio gruppo, e quindi non lo faccio in live, lo giocherò poi per i fatti miei. Che non avrebbe senso in due dello stesso gruppo aver fatto fare lo stesso gioco. Che tra l'altro Luke, se non sbaglio, non l'ha ancora finito in live Super Mario 64. Tra l'altro così. Allora, ok. C'era un seme, ma non... Ok, entro in campo. Aspetta, devo capire come fare. Okay. Galaxy è stato molto bello, mi è piaciuto. Aspetta, No. No! Ninja, lo fai solo il finale prima di lui, sì. Ti immagini? Oddio, questo non è tanto se... sì, sepulcra, diciamo che devo farlo così. Forse ci vado meglio così.
Vediamo. C'è un lato! No! Cavolo! Sì, sì, mi posso muovere. Devo pure aiutarmi con... con la prospettiva. Ah! Ecco, vedi. Dai, rifammi. Mettimi così che ci gioco meglio. Madonna! Poi ci sto giocando con i Joy-Con collegati alle mani, cioè nel senso... E ancora non mi ci so abituato. Quant'è il per la luna? Ora vi leggo, ragazzi. Perdonate perché dovete... capite che... dovete... Luna! Fatta! Lo so, capi. È quello che sto facendo dall'inizio, capi. Eh? Ah! Occhio alle bestemmie mentre Ponti Sunshine. Così, così bestemmioso quel gioco. Grazie, mi... grazie per... No, basta, basta più. Basta più. Sicuramente ci sarà un'altra luna, ma basta. Grazie per... come dire, la... il coraggio che mi dai. Galaxy l'ho patito un po' all'inizio, ma poi... da pagarlo? Lo so io. Se cerco un indizio, eccolo qua. Stanno nuovamente sul fondale marino. Ok. Ben nascosto, ma dove sarà? Callupo, cuccola ca. Me lo immaginavo dal fatto che c'erano due piedistalli bassi. Quindi la prima è andata a sinistra, la seconda andava a destra. Poi dovevo superare il record di 30. Ma non, no, qui no, dai no. Ma sparati il cazzo. Ci sarà un cuore. Sì. Allora, qui ho visto delle monete viola. Esattamente. Ah. Altre tre. 70 su 100, eh. Non male. Permettete qui sotto. No, non doveva scendere, però... ci siamo stati qua, ok. Cos'è, cioè, cos'è quel bug là? Se vuoi raggiungere la cima del falo, usa pure quel palo, sì. Mario! Bravo, così si gioca. Questo è Splatoon, via. Questo era Fall Guys. Pip, pip. Mi servirebbe no, gioco. Ci sa state al falo noi, eh? Ah, beh, perché lo per platinarlo. No, io devo essere sincero.
nel live non lo andrei, non vado a platinare i giochi. Tranne sto giocando un po' a Crash Bandicoot 4, che tu, che tra l'altro sabato non so come fare se non mi arriva la ciabatta, perché perché non ho più la play collegata al momento. Quindi speriamo venerdì mi arrivi sto pezzo, se non ho la play collegata all'Elgato. Si sono bloccati qui, pesce. Ah, ecco, aspetta. Penso di aver capito come arrivarci. Esatto. Pa 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 la pala. Piri piri piri. Piri piri piri. Piri piri piri. Piri piri piri. Mi piace sempre la. Madonna, quanto ci siamo arrivati per poco. Ok. No, che sto di... Va bene. C'è qualcosa, ma dai. Dai. Che palle. Non... Forse c'è un'altra luna, probabilmente. Porca troia. Porca miseria. Mi confermate, ragazzi, che può esserci un'altra luna lì dentro? Che altrimenti non la andrei a rifare. Però da come faccio a prendere? Quelle tre cose là. Ok. So pure come dovrei prendere tecnicamente quella cosa là. Culi, Daniel! Culinaria, sì. Come stai, Daniel? Non so, stai fermo, due e mezzo. Dai, allora, fatemi riprovare. Poi vaffanculo. Vediamo cosa ci può essere. Piti, piti, piti. Boh, vai tranquillo, Daniel. Vadi tranquillo. Sì, diciamo di sì, dai. Niente che non si possa risolvere con il denaro. Anzi, visto la finita sta lei, vado a vedere sti microfono. Niente, ci arrivo. No, ci arrivo! Ma come faccio ad arrivare lì? Non so minimamente come arrivare là. Va bene, dai. Ciao, sta. Fium. Come ci si arriva? No, ma sì, anche, diciamo. Ecco l'altra. Si è, stava prendendo a fuoco la ciabatta e comunque mi sono dovuto cambiando, staccando la ciabatta, e sono accorto che l'alimentatore del microfono è andato pure a puttane, quindi ne approfitto per cambiarlo. So di meno al PC, però ripeto, li sistemo pian piano, li compro, ce la faccio. Tanto se non è marzo per le schede video, figura. Allora, prendiamo di nuovo uno di questo. Sei una merda. Voglio prendere quelle monete là. Quelle là. Quindi secondo me si prendono così. Infatti. Fatto. Via. Game. Va bene, Ricky.
No, posso prenderlo, devo solo decidere che microfono prendere. Ora controllo quello che mi ha consigliato Liesa. Buongiorno. Cappello da tu. Dei bellini. Allora, io prenderei Bibiano. Questo qua. Un mare di grazie. Compro. E indosso. Possiamo comprare altro. Anche questo. Tanto devo spendere solo qua, quindi devo... Non mi piace, vero? Forse più tardi. Sì, lo so che sei sprovvisto. Compro questo. La Odyssey e anche questo. Sì, hai sentito proprio l'audio di Ricky. Restiamo con uno. Me l'attaccherà direttamente all'Odis. Manca solo quell'oggetto lì per completare gli acquisti del mondo. Guarda, è bello Mario. Guarda, un bijou. Ma là sotto c'è, se non sbaglio, ho visto da qualche parte ho visto un checkpoint non attivo. Non sbaglio. Ma guarda, eccolo là, infatti. Significa che questa zona non l'abbiamo minimamente vista. Ci sarà sicuramente. Ci sarà sicuramente qualche luna. Però c'è un seme. Che io capisco che devo trovarli tutti, ma non c'ho minimamente la voglia. Ma qui vedo qualcosa. Come faccio? Ci sono delle crepe. Diventerò il re dei pirati. Lado. C'era qualcosa... Non mi ricordo le crepe come si screpano. Cioè nel senso... Eh? Poi qui l'abbiamo preso. Ciao Daniel, buon... Ci sentiamo sicuramente su Discord più tardi. Io tanto sto chiudendo tra poco. Boh, io credo di aver fatto non tutto quello che c'è da fare, ma da vedere. Sì, abbiamo fatto più o meno tutto, vediamo. Qui non c'è nulla, quindi nei muri non c'è nulla. Pausa caffè. Tu con tutti questi caffè ti fanno male. Dimila caffè. Sono qui per me. E ci arriva fuori con un cavolo per te. Ciao Fore, tutto bene, te come stai? No, basta, abbiamo finito. Abbiamo finito? No, ripeto, c'è un qualcosa nascosto. Oh, dai. Ma, come ci arrivo là? Come ci arrivo là? Io voglio andare là. Ciao Daniel, buono studio. Scusami, è là sopra, giusto? Cosa che spada ci arriva lì sopra? Là. Buh? Checkpoint, tra l'altro. Con un checkpoint, tra l'altro. Vediamo. Ok, proviamo. Non credo, però. Infatti io quando sono entrato qua...
No, infatti non ce la fa. Ma non, a parte non l'ho sentito. Cioè, vogliono fare un Super Mario. Boh, vediamo. Se esce io lo prendo. Se esce lo prendo, perché ripeto, Mario mi piace come brand. Qua ci siamo stati, ma non si va più di qua. Può essere che... Può essere il cazzo. Ah, con i vasi, ovviamente. Ho capito. Sicuramente sarà di qua. Cioè, mettendo i 4 semi qua... Probabilmente si alzeranno fino ad arrivare là sopra. Il problema è che abbiamo visto solo, trovato solo un seme. C'è un razzo là però. Spiette, ho capito. Il razzo posso prenderlo. Piace. Ti è venuto più pedecolare. Dove mi porta questo razzo? Dio santo. Ok. Fa vedere la... Tutto l'ambaradando, ok? Ce la faccio a salire, sì. Signori! La puttana! Sbagliato. Grazie, nemmeno riesco a vedere. Scappa. Perché dovevi fare sta cosa? Vediamo. Quanto grosso il cerchio. Pam pam. Luna! Interessante il mare di nuvola. Ah, tutto bene, tutto a posto, fuori, niente di che. Ha bucato! Dai, andiamo alla Odyssey, svuotiamoci e poi possiamo anche chiudere qui. Ok, per da sopra non so come andarci. Quindi, ciccia. Dai, ci siamo fatto un mondo anche in questa live. Avete capito che faremo più o meno un mondo ogni live di Mario. Che adesso sarà venerdì alle 13.30. Quindi venerdì orario delle 13.30. Aspetta, qui c'è qualcosa. Scatto una foto all'indizio per il tesoro. Sbagliato. Lo scattiamo per sicurezza. Aspetta, niente, non è ora di chiudere. Ho trovato qualche altra cosa. Vieci. Non so se l'ho fatto prima, però. Che qui si riempie lui. Aha. Luna. Ma da me invece secondo me stanno spaccando la strada e mettere la gigabit. Perché la fibra c'è. Ce l'ho.
solo hanno passato dei cavi. Dei cavi. Sto essendo in... Non è ecco, scordo che c'è dell'acqua. No, che non c'è nulla. Va bene, si esce. Sì, secondo me è la gigabit, quindi la... Infatti spero che sia la gigabit, così posso cambiare operatore e quindi farmi mettere la gigabit e... Magari il team mi fa un'offerta più bassa di 46 euro al mese che sto pagando al momento, che veramente... Sì, sì, il cane l'abbiamo già fatto, se bucca. Il cane... Ah, di nuovo ci va, però. Mi aveva fatto scoprire un... No, non mai io. Furto sì, di chi? Per questo vorrei chiamarli. Ci sono le monete, le stesse monete. Infatti sono un po' stufo di pagare 46 euro al mese. Vorrei fare la magagna di passare a Wind. Che fosse... poi magari sai com'è, come funziona. Ti chiama la team per dire perché stai andando via, ti facciamo l'offerta più bassa. E poi io che sto con team. E se non succede io passo a Wind. Che per carità, quando sono stato con la DSL, non, problemi pochi. Il problema è che con la fibra mi va bene. Cane sta scendendo un'altra parte. Vabbè, cioè, non resto bloccato più di tanto. Io con la team sto bene, quindi come qualità della connessione. Ora possiamo raggiungere il Regno delle Nevi. Andiamo al Regno delle Nevi e chiudiamo. Tanto dobbiamo fare il regno del cappello perché non abbiamo lune. Tutto male vestito in quella maniera inguardabile, però. Dai. Mario Time! Mario Time dovevano inserirlo a qualche parte. La stufa è accesa. E così Bowser vuole fare il brindisi nuziale con l'acqua nobile. Sta proprio facendo le cose in grande. Ok, facciamo, diamo una ripilocata ai tasti. Salto schianto a terra, lo so fare. Questo è tutto. Vediamo un po' cosa potremmo trovare nel Regno delle Nevi. Ciao caotico neutrale. Vediamo un po' cosa potremmo trovare nel Regno delle Nevi. Sembra faccia parecchio freddo. C'è perfino una corsa molto popolare. Oddio santo. Oddio santo. Mi ricordo. Ho faticato un po' per quella cosa lì. Vedremo come sta succedendo in live. Regno delle Nevi. Signori, invece ci fermiamo qua. Il Regno delle Nevi lo vedremo venerdì. Certo Mario che nel Regno delle Nevi vestito così non è proprio il massimo. Regalino da Dio del lato di torte. Ok, non è proprio il massimo. Infatti aspetta. Fatemi fare una cosa e poi non la faccio. 10 lune servono per finire. Però. No. Mettiamoci il normale. È il normale però. Poi vedete, ad esempio, tutto l'oggetto che ho preso è qua. Io dovevo con le monete di ogni singolo mondo comprare tutto e venire qui nell'Odyssey. Dovrebbe esserci anche l'adesivo fuori, vediamo. Mentre lo si salva. Eccolo qua. Qua c'è l'adesivo. Ah, comunque, Mario congela ugualmente. Signori, io direi che ci fermiamo qua. Fatemi accettare la... Fatemi accettare la richiesta di amicizia che mi è arrivata. X. Che dire?
Constantine, bravo. Grazie, Constantine. Grazie veramente. Mi volete un bene dell'anima nel farmi fare queste cose. Accetto. Andiamo in web. Signori, io vi ringrazio per avermi seguito. Vi auguro, sto tornando indietro intanto con la Switch, vi auguro un buon pomeriggio. Vi ricordo, io appuntamento del controllo M di quest'oggi dovrebbe esserci Ricky alla... Sì, dovrebbe esserci Ricky alle 17, poi c'è... Sepulca. C'è tanta gente che segue, tanta gente che poi sono di meno peggio. Anzi, se non donate i punti, non vi troverete foto di grosso nudo nella posta. Guarda, io piuttosto non li dono per avere foto di grosso nudo. Quindi, Rica alle 5, alle 19 c'è Luke con Armello con i sub. Se non sbaglio, sub o follow, mi ricordo. Quindi, seguito alle ore 19. Poi dovrebbe esserci più nessuno. Non so se faccio watch party, ragazzi, stasera. Quindi magari, non lo so, vedremo. Non so come cavolo si sono incastrate le cuffie così. Vi farò sapere sul canale Telegram. Quindi se volete essere informati su quello che succede in live da me, iscrivetevi al canale di Telegram, dove vi spammo le live e vi pubblico la schedule settimanale dei giochi che porto e gli orari e i problemi, come ad esempio quelli di oggi. Ringrazio tantissimo JD per 38 mesi di sub, Mollica per i 20 euro, Mollica per i 102 bit e Gino per il follow. Vediamo un po' chi c'è da raidare. Adesso vado a vedere un po' pure per riprendere questo microfono. PDPT, va bene, Windows. Apriamo Twitch, vediamo se vi porto da qualcuno. Sono le 14.49, quindi forse qualcuno dovrebbe iniziare. Non hanno ancora iniziato, però fammi vedere. No, dai, ragazzi, non ho letteralmente nessuno al momento. Non fate la battuta, c'è YouTube. È stata fatta 80.000 volte. Non c'è nessuno. Signori, buon pomeriggio a tutti, vi lascio la sigla finale. Vi aspetto sicuramente domani alle 13 con... Ah, con Tourist Bus Simulator. Tourist Bus Simulator. Posso un asteroide un po' più infuocato di questo colpirmi se esiste? Sì. Tourist Bus Simulator, che è veramente un qualcosa di... No, si sa, minchia, 10 minuti di pre-live. No, non vi mando da uno che ha 10 minuti di pre-live. Cioè, se vi mando da qualcuno che ha già iniziato. Non è arte quel gioco, sì, se è merda. No, Ricky, non è quello il gioco di pre... Non è quello il gioco. È orribile. Sposta Quelbas. Non è arte, è merda. E allora? Switch. Grazie. Così si caricano. Buon pomeriggio, ragazzi! Forse stasera con... Tiodo. Molto da apprendere ancora. Ok, Lieza, poi. Don. Chiudo! Senza nemmeno fare la sigla, così Tiodo non può donare. Posso chiudere, ragazzi? Posso? Kenny è un gran troione. No. Posso chiudere, Ricky? Mi dai l'autorizzazione di Kishima da poter chiudere la live? Lo prendo per un sì, il tuo silenzio. Sigla! Domani sicuro, forse stasera, ma forse. Ciao!